campionato di serie, lo sto dicendo meglio prima, la serie qual è? La serie di lui, però siamo partiti dall'ultimo per questa di primi, quindi siamo intenzionati a risalire la china dei vari campionati. Non me ne voglia Roberto Martini che sta lì a scrivere. Allora io stasera vorrei essere breve e conciso, perché poi mi dato non mi piace parlare più del dovuto. L'obiettivo e lo scopo che ci siamo prefissi con la Polisportiva Stella, questi sono tutti i nostri giocatori, qui c'è qualche rappresentante della famiglia e delle famiglie insomma, che stanno con noi, è quello di fare una squadra che punta a rimanere nel tempo, possibilmente dopo un mese, se ci riusciamo, no? Questo è l'obiettivo che io mi sono posto, tanto che io abbiamo fatto come dicevo prima, e come dicevo, innanzitutto presento a tutti quanti il senatore Claudio Moscardelli, per chi non lo conosce, e Paolo Galanti, aspirante sindaco alle primarie del PD. Non è stato né un incontro premeditato prima, né l'abbiamo voluto fare con l'intento di presentare Paolo, che non ce n'ha bisogno. Sono tutti e due amici miei, carissimi, e quindi ho detto faccio una cosa perché voi non venite, ecco perché stanno qui e non poi giustamente stanno pure per farsi come ci mancherebbe, però l'obiettivo non è quello di fare campagna elettorale almeno in questa fase. Noi siamo venuti qui solo per fare la conoscenza e metterci insieme per affrontare la nuova stagione. La nostra stagione sarà una stagione fatta di rispetto della vita e delle persone. Noi non ci abbiamo mai dei nemici, ci abbiamo solo degli avversari che quando scendiamo in campo dobbiamo provare a batterli nel rispetto delle regole, senza far confusione. Non mi piace chi urla, chi strilla, chi bestemmia, tutte queste cose qua. Poi ci può pure stare che scappa qualcosa, ma non dovrebbe scappare. Quindi questo è l'obiettivo che io mi sono prefissato. L'altro obiettivo che noi abbiamo quest'anno è quello di far crescere un centro sportivo che abbiamo rilevato quest'anno, che è il centro Don Luca. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la squadra sia funzionale al centro sportivo, che quindi la squadra sia l'immagine del centro sportivo. Quindi voi avete i giocatori e tutti quelli che seguono la squadra questo compito di portare nella provincia il centro sportivo Don Luca, e quindi la Dina di riflesso. Questo è quello che l'incarico che voi ci avete. Certamente lo dovete fare sia con i risultati che con il comportamento. Quindi la cosa che io mi aspetto da tutti quanti voi è il raggiungimento di questi due obiettivi: fare dei risultati a livello calcistico e sportivo, ma dall'altra parte l'importante, l'obiettivo più grande da fare è quello di portare avanti un centro sportivo con dei valori e dietro delle conseguenze che siano migliorative di crescita per tutti quanti noi. E poi tutto quello che verrà piano piano in seguito, quindi io non mi dilungo su questa cosa e volevo lasciare anche una parola prima a Claudio e poi a Paolo, facciamo così, io non sono bravissimo nel fare queste cose, devo imparare, quindi prego Claudio. Ma io mai devo aggiungere molto, perché in effetti le cose importanti hanno già detto Francesco. La presenza qui è per testimoniare insomma a Francesco l'amicizia, ci conosciamo e poi ci siamo un po' persi di vista e poi ci siamo ritrovati circa 10 anni fa e abbiamo continuato un percorso comune. Io credo che insomma l'asso della manica della squadra, il primo è proprio Francesco per la sua volontà di impegnarsi, l'entusiasmo, sentire una persona che ha voglia di fare, di impegnarsi e soprattutto vuole fare e portare avanti un impegno, perché ha detto la cosa importante in questa squadra deve avere una prospettiva, una società che deve lavorare con una prospettiva a lungo termine, e quindi questo credo che sia la garanzia migliore della serietà, della voglia di investire sulle persone e su questa avventura sportiva. Poi, c'ha mille idee, prima abbiamo un po' chiacchierato, ma ricordato una serie di attività, e però intanto abbiamo una cosa. Io ho detto, beh, io penso di essere impegnato, quindi non è che ci va
già persone che sono molto più impegnate di me. Quindi io vi faccio un bocca al lupo, sono sicuro insomma che questo percorso, questa iniziativa andrà molto bene, perché Francesco è la garanzia principale, ci sono amici che conosco, insomma Luca, Pietro, altri amici che insomma condividono una passione, e questa credo che sia la migliore garanzia per partire bene, per fare bene, per il resto dovete fare il campo. Grazie. Allora, grazie mille, grazie mille. Io oggi ho avuto la riprova ancora una volta che qui a Latina le nostre, è tutto demandato alla forza dei singoli imprenditori e dei privati. Tutti questi sport, queste iniziative incredibili come la vostra, sono tutte quante nascono spontanee, e questo mi dà ancora più forza per tentare di portare avanti un programma, quello che cercheremo, insomma, spero di diventare sindaco, per cercare di fare delle strutture, delle attività che sia per delle iniziative che siano per essere sempre più vicine a delle iniziative dei giovani come questo. Io faccio tanti auguri per il vostro campionato e vi ringrazio. Allora, con la velocità che ci proprio volevo presentare, quindi prima di tutto l'allenatore, il mister di quest'anno. Sicuramente lontano nella vita e nello sport. È chiaro come
concerto, noi non ci abbiamo un'università della sindica, però abbiamo un parecchio sopra. Perfetti, è un altro nostro dirigente accompagnatore, e Domenico Veglia